Direttore, abbiamo presentato oggi una stima del consumo di suolo nel Comune di Roma ed una previsione fatta per la prima volta al 2030. Quanto può essere utile questo strumento per la pianificazione e la programmazione nell'urbanistica, nell'edificazione e comunque nella gestione del territorio di una città metropolitana come Roma? Direi che si tratta di uno strumento che per la prima volta, come è stato detto, consente a livello comunale di avere una stima previsionale da qui a un lasso di tempo più o meno di 15 anni del consumo di suolo, che è una delle risorse fondamentali per lo sviluppo di una città e soprattutto di un'area metropolitana come Roma. Quindi mettere il decisore politico nelle condizioni migliori per poter adottare decisioni di medio o lungo periodo è secondo me un fatto positivo e tra l'altro introduce anche una dimensione, quella locale e comunale, su questi studi, che sarà sempre più decisiva, perché lo sviluppo del paese passa anche attraverso lo sviluppo e il corretto utilizzo di suolo delle singole aree comunali e metropolitane. Onorevole De Rosa, la legge sul consumo di suolo, un percorso travagliato, una legge dal percorso molto difficile. A che punto siamo? Quali saranno i vantaggi non solo per Roma ma per l'Italia tutta e quale sarà il ruolo dei comuni? Allora, il punto è un punto fermo, sostanzialmente siamo al Senato, non se ne sta neanche discutendo in questo momento e credo che non sarà sicuramente tra le priorità di questa chiusura di legislatura. Il Movimento 5 Stelle è abbastanza contento che in questo momento sia ferma, perché la legge è stata talmente trasformata che rischia di essere pro consumo di suolo e non per fermare il consumo di suolo. Serve serietà sul tema, serve che i comuni non abbiano necessità di fare cassa con il territorio ma che possano fare qualcosa per i cittadini, e tutelare il consumo di suolo, bloccare il consumo di suolo è fare qualcosa per i cittadini. L'esigenza per i comuni è di spostare tutto sulla rigenerazione e riqualificazione. Riqualificazione energetica degli edifici e rigenerazione delle parti di città vuol dire anche una migliore qualità di vita, vuol dire minori danni alla salute e all'ambiente cittadino, e quindi in questo senso ci sarà una ricaduta sociale su tutti, magari non immediata, evidente sulle casse comunali, ma sicuramente evidente sulle casse della sanità pubblica. Quindi questo è quello che servirà ai comuni, quello che dovranno portare avanti i comuni. Dall'altra parte ci dovrebbero essere maggiori erogazioni da parte dello Stato centrale, che ha continuato a tagliare i comuni, i comuni hanno dovuto tagliare i servizi. Ma per ridare gli stessi servizi ai cittadini non possiamo fare cassa col territorio, perché il territorio prima o poi finisce e poi comunque dovremo fare i conti con la realtà dei fatti, e cioè che servono più fondi per far andare avanti i servizi sociali, le buste paga dei dipendenti comunali, e questo non si può fare con il territorio, che è un bene di tutti noi, e il suolo, che è un bene comune. Tutte le leggi sono perfettibili. Secondo lei cosa aggiungerebbe o cosa toglierebbe a questa legge? Toglierei la delega sulla rigenerazione delle parti di città, perché è una delega al governo in bianco senza assolutamente nessun criterio, potrebbe non rispettare neanche il testo unico dell'edilizia in questo senso, quindi si andrebbe verso una cementificazione magari maggiore, non abbiamo nessun controllo. E aggiungerei la possibilità di appunto utilizzare gli oneri di urbanizzazione solamente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, cioè servizi per i cittadini e servizi per la città, e non per pagare le spese correnti dei vari comuni. Grazie ai fondi europei di questo progetto LIFE, SAM4CP, siamo riusciti a utilizzare Roma come un caso di studio, che ci ha permesso di valutare il fenomeno del consumo di suolo degli ultimi anni, in particolare dal 2012 al 2016, in cui il consumo di suolo è continuato a crescere e abbiamo avuto un incremento dell'1,7% di consumo di suolo, ma soprattutto abbiamo valutato quali sono le previsioni future, quindi uno scenario al 2030 del consumo di suolo a Roma. Roma che vedrà un aumento di quasi 3.000 ettari di suolo consumato, di suolo quindi coperto da edifici, infrastrutture e altri elementi artificiali, quindi da cemento e asfalto prevalentemente, quindi di quasi 3.000 ettari, per capirci un'estensione pari a circa 36 volte l'estensione di Villa Borghese a Roma. Questo quindi è uno scenario preoccupante, uno scenario che ci deve far chiedere
soprattutto se abbiamo degli strumenti in grado di contenere questa espansione urbana. Gli strumenti ci sono ed è il piano regolatore generale, che è uno strumento urbanistico che governa il territorio e che è stato la base per valutare questo scenario. Ovviamente queste trasformazioni hanno un impatto importante, hanno delle conseguenze negative, non soltanto perché ci fanno perdere una risorsa naturale, che è il suolo con le sue funzioni, ma perché queste funzioni vengono perse di fatto in maniera irreversibile per sempre. Quel suolo non sarà più in grado di produrre beni agricoli, prodotti agricoli, non sarà più in grado di far infiltrare l'acqua, non sarà più in grado di trattenere i sedimenti e di influire positivamente sul ciclo dei nutrienti, sarà sottoposto quindi a una perdita fondamentale di tutte le sue caratteristiche, le sue capacità, le sue funzioni. E questo ha anche delle conseguenze economiche, perché se noi vogliamo far fronte e sostituire questi servizi fondamentali per il nostro benessere che il suolo ci dà gratuitamente, dovremo in qualche modo far fronte a quelli che sono i cosiddetti costi di sostituzione. Questi costi di sostituzione ammontano, secondo le nostre stime, le stime calcolate grazie all'utilizzo di questi modelli sviluppati nel nostro progetto, in una cifra compresa tra i 100 e i 140 milioni di euro l'anno, che ci troveremo di fatto a pagare in qualche modo come collettività dal 2030 in avanti, se non si metterà un freno a questo consumo di suolo che investe il nostro territorio. Una battuta sul discorso delle emissioni in atmosfera, del problema dell'aumento delle temperature a causa di queste previsioni di consumo di suolo al 2030. Le iniziative da mettere in campo per contrastare questi effetti. Innanzitutto la riduzione del consumo di suolo è fondamentale e, come dicevo, appunto, costruire sul costruito secondo me è il principio fondamentale, cioè quello di riqualificare oggi l'esistente, qui sta la grande sfida, e poi utilizzare tutti gli strumenti necessari come il piano del verde per far fronte al problema dei cambiamenti climatici, al problema microclimatico, cioè garantire appunto un microclima anche attraverso un'importante manutenzione del verde.